Castelletti è il legale rappresentante della comunità che in queste ore è finita nell'occhio del ciclone per presunti maltrattamenti nei confronti degli ospiti di questa comunità. Vogliamo intanto fare chiarezza su questo fatto. Voi avete individuato perfettamente chi è la persona che ha presentato l'esposto contro di voi, è così? Sì, naturalmente, perché ci sono delle denunce ufficiali, quindi firmate dalla persona che ha aperto un po' tutta questa situazione. Ed era una educatrice di questo posto? Era un'operatrice di questo posto che è stata licenziata nel 2017 perché aveva fatto delle foto ad un ragazzo, seminudo. Foto sconce e che aveva fatto girare fra gli educatori, gli operatori e fra i minori. La cosa grave è che questa operatrice in realtà aveva già iniziato il percorso per avere in affido un ospite. Naturalmente, dopo che io non ho visto queste foto sono state viste dagli operatori, gli educatori che me ne hanno parlato. Nel momento in cui me ne hanno parlato, io mi sono confrontata immediatamente con la mia psicologa e abbiamo relazionato immediatamente al tribunale, al presidente del tribunale, dottor Greco. Ho parlato con tutti gli altri operatori e con alcuni minori maggiorenni, allora, anzi in quel momento neanche ospiti. L'operatrice non solo ha perso la possibilità di avere in affido ma è stata poi licenziata anche, e questo ha generato secondo voi l'astio? In effetti chiaramente ci ha detto che ce l'avrebbe fatta pagare. E questo è stato il luogo. È stato a maggio dell'anno scorso. Vengono una ventina di finanzieri, oltre 20 persone, invadono la struttura e hanno controllato. Quindi un anno fa, più di un anno fa, per cui se c'erano problemi avremmo già chiuso. E magari voi adesso avete 6 ospiti. Io ho 6 ospiti, io ho il centro diurno pieno con 30 minori. Quindi, non è conciliabile il fatto che voi siate degli orchi, e in realtà poi invece... il 15 maggio dell'anno scorso ho avuto appunto un blitz di oltre 20 persone, di cui anche l'ASL alimentare, l'ASL per i controlli della struttura, tutte le autorizzazioni, un ingegnere informatico e una marea di finanzieri che hanno controllato tutto nei minimi particolari. Due degli elementi contestati sono proprio gli alimenti e i farmaci. Come vi regolate voi in questo senso? Allora, per quanto riguarda i farmaci, noi facciamo domanda ogni volta al banco farmaceutico e ci viene poi concesso, quindi abbiamo medicinali da banco, tutti del momento, insomma, vengono dati dalla farmacia, per cui non ci sono medicinali scaduti e quelli che poi il medico richiede, antibiotici e quant'altro eccetera, vengono presi con richiesta medica. Così come gli alimenti avete... Gli alimenti abbiamo il supermercato a cui ci serviamo e quindi abbiamo tutte le fatture e tutta la spesa, qui giorno due o tre volte alla settimana facciamo la spesa. Per cui non è possibile assolutamente sia una cosa che l'altra scaduta. Avete mai mandato un ospite di questa struttura a letto senza cenare? No, senza cenare assolutamente no. La punizione più grave che loro avevano era quello di cenare in stanza. Quasi un privilegio. E questi verbali, queste fra virgolette punizioni, venivano scritti a verbale. Quindi sono tutti verbalizzati. Sui verbali scritti dagli educatori. Perché le accuse che ci vengono fatte sono quelle che, che qua si organizzavano, cioè c'erano queste riunioni di equipe dove noi decidavamo le punizioni. E le mettevate per iscritto? Non c'è scritto niente, né sui verbali di equipe, né tantomeno sui verbali giornalieri. Quante docce fredde avete fatto fare? Docce fredde sarebbe poi, far ammalare i bambini e comprare i farmaci. Quindi non so se è conveniente far fare le docce fredde ai bambini, ma fate docce fredde ai bambini, e i bambini possono dirlo, insomma. Voi per ora risultate, c'è l'anomalia del fatto che voi non abbiate ancora ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Stiamo concludendo adesso le indagini, e comunque l'altra cosa molto positiva è che gli educatori che io ho interpellato per venire per testimoniare hanno detto tutto la stessa cosa. Uno degli educatori o degli operatori, adesso non sappiamo con esattezza, che era stato coinvolto inizialmente, già la sua posizione è già stata archiviata completamente. Sì, quindi sì, lei è ottimista sul fatto che anche la sua e quella del collega... Senta, ci sono tante persone che qui hanno girato intorno alla comunità che nessuno può dire, anzi... Ascolti, voi siete qui da una quindicina d'anni, sì, ogni 6 mesi la PG della procura viene a controllare all'improvviso. Non c'è mai stato nulla che vi abbia messo in difficoltà. Anzi, quando è successa questa cosa mi hanno detto questi due della procura
signora, se ha bisogno di aiuto e di testimonianza, noi siamo a disposizione. Sempre sono venuto ogni 6 mesi, arrivando all'improvviso, verificando, controllando tutti i verbali, facendo anche un incontro con i minori. Se erano a scuola, aspettavano che uscivano da scuola i bambini e parlava con tutti. Quindi pari passo c'è l'aspetto giudiziario nei confronti di quell'educatrice che vi ha poi fatto l'esposto, giusto? L'avete denunciata? L'abbiamo denunciata, abbiamo segnalato in tribunale e poi l'abbiamo licenziata, tutto qua. Immaginiamo che adesso ci sia un grande clamore, cosa direbbe ai genitori, ai familiari di questi bambini che frequentano la struttura? Quando ci sono dei problemi, sono i bambini che mandano i segnali negativi. Voglio sapere quale mamma può dire che un bambino ha detto qualcosa di negativo. Stamattina mi ha chiamato un insegnante di una scuola di Carbonara dicendomi: signora, ma non è possibile perché tutti i bambini si trovano bene più che bene. Le mamme confermano questo, però naturalmente adesso c'è questa situazione, questa bomba che è scoppiata. Quindi sono i bambini che dovrebbero dire se stanno bene o stanno male, non io e lei, perché quando ci sono delle situazioni delicatissime i bambini hanno delle reazioni negative, inutile che si dice, insomma, ci sono delle cose che non vanno. Quindi noi ringraziamo Chiara Castelletti per averci ospitato e per aver risposto alle nostre domande, in attesa che questa situazione possa chiarirsi quanto prima, anche perché c'è una grandissima scorrettezza, cioè non è assolutamente legale che delle notizie possano così uscire fuori in questo modo. Questo è, quindi spero che quanto prima questa cosa si sgonfi, perché non c'è niente di sotto. Anzi, i bambini, quando l'altra cosa bellissima che noi facciamo come comunità, questo voglio dirlo perché è un grosso fiori all'occhiello, noi lavoriamo molto sugli affidi, quindi i bambini. Voi li avete affidati tutti che sono anche passati. Disabili, e anche una mamma con 18 anni con una figlia di 4 anni. È un'altra storia. Non abbiamo mai avuto, ma neanche, forse me l'aspettavo sinceramente, neanche un contributo alla cooperativa, alla comunità. Non ho mai avuto niente, e abbiamo sistemato tutti i casi più difficili, anche ragazzini di 15 anni, 18 anni, ne ho date due di 18 anni. Sono quelli più complicati. E io addirittura una mamma di 18 anni con una bambina di 4 anni. Affidati anche loro. Un disabile lo abbiamo dato. L'ultimo bambino è stato questo ragazzo, questo bambino che doveva andare in affido a questa persona. E che grazie a Dio è andato. Invece ha trovato un'ottima famiglia e sta benissimo anche loro. Vi auguriamo che questa storia si risolva. È il nostro modo di lavorare, anche contro i nostri interessi, insomma. Non che questo bambino andava in questa famiglia di persone, diciamo scorrette, ma il termine proprio dolce che posso trovare, ma pensavo bene com'è. Ci accetto tutte le conseguenze. Questo bambino però l'abbiamo sistemato come si deve, insomma. Una famiglia sana.